Contribuire a formare nei giovani una cultura positiva nello sport e nei suoi valori, per dimostrare che il calcio è uno spettacolo da godere con passione, nel rispetto dei propri beniamini, degli avversari, degli arbitri e delle regole civili di convivenza. Sono i principali obiettivi di Scuola di Tifo, il progetto varato dal Cagliari Calcio, sviluppato grazie alla sinergia con il CONI Sardegna e la Lega Calcio Serie A. Hanno partecipato alla presentazione del progetto la presidente della fondazione, Ilaria Nardi, l'allenatore rossoblu Gianfranco Zola e il responsabile commerciale del Cagliari Calcio Mario Passetti. Ha fatto gli onori di casa il presidente del CONI regionale Gianfranco Fara. Credo che questa sia anche una delle ragioni per cui mi ha spinto ad accettare l'offerta di venire qua a lavorare in Cagliari. Cioè il fatto che questa società stia lavorando in questa città a 360 gradi, non solo dal punto di vista tecnico con i giocatori, con l'allenatore, con tutto, ma anche con espandendo anche il suo focus, la sua attenzione anche a altri settori, come in questo caso molto importante della tifoseria. È una cosa che la trovo estremamente giusta, anche perché io tanti anni fa, nel 2006, ho vissuto un'esperienza, no? Io in quel periodo insieme a Gigi eravamo allenatori dell'Under 21 e mi è capitato di andare a vedere una partita della Siena. Andammo a Siena per vedere, c'è tra l'altro uno dei nostri giocatori era Rossettini, e andammo a vedere una partita e sedendoci in tribuna mi è capitato di avere sotto di me un signore, che non mi ricordo bene se fosse lo zio o il nonno, che aveva un nipotino a fianco. Hanno cominciato la partita, dopo pochi minuti che la partita era cominciata, non si sentiva altro che insulti, parole contro l'arbitro, parole contro l'avversario, parole contro i suoi propri giocatori che facevano un errore. Dopo un quarto d'ora il bambino seguiva tutti, anche lui cominciava a gridare, a urlare, a dire, gli andava dietro, perché chiaramente il bambino è la prima cosa che fa, e guarda chi l'adulto di fianco a lui e cerca di imitarlo, lo fa in tutto. Quindi ecco, quello che questo progetto si propone lo trovo estremamente giusto, anche perché darebbe una guida, no, verso i bambini per poter incanalare le loro energie nella giusta direzione.